Germano Sigurtà, titolare dell'omonimo emporio, cioè l'Emporio Sigurtà di Via Rassica, allonato di nuovo negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Bentornato, bentornato Germano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Tempo Radio. Noi gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione brevemente. Una delle coordinate, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Allora, iniziamo con fare quello che noi chiamiamo bollettino meteo, che in realtà non è il bollettino meteo, ma è come cosa si fa in questo periodo in base al meteo e alla stagione. Sì, come di consuetudine facciamo un po' il punto della situazione in base al meteo. Diciamo che le prospettive sono caldo, almeno quello che ho potuto verificare anche domenica, portando le mie quattro rose e un po' di piante. Siamo avanti di stagione, devo dire, per cui possiamo dire di arrivare a fare gli ultimi trattamenti fitofarmaci, perché comunque una disinfettata, come si dice così proprio volgarmente, è meglio darla, in maniera tale che le piante sono già disinfettate e subiranno meno attacchi, soprattutto da parassiti e da funghi. Quello che per quanto riguarda i tappeti erbosi, qualcuno vorrebbe già concimare, è un po' prestino, però se il prato ha fame, se è già giallo, qualcosa gli dobbiamo pur dare, qualcosa di leggero, perché qualcosa di più pesante è meglio utilizzarlo un po' più avanti, diciamo, ecco, non siamo ancora in piena ripartenza. La voglia di verde c'è, perché vedo che terricci cominciano già a venire a prendere diverse cosettine per rinvasare e via dicendo. Potature sicuramente siamo ancora in tempo. Parlavo con un viticoltore ieri, sono in fase, il rush finale di potature della vite. L'ulivo siamo in piena potatura, ormai si può tranquillamente potarlo. Ricordiamo appunto che oltre ad avere tutti gli attrezzi dal professionale al semiprofessionale, abbiamo anche quello che è a batteria, anzi il nuovo arrivo arriverà, il famoso seghetto cordless, praticamente con la pila a batteria che si inserisce semplicemente sull'attrezzo senza avere cavi, ad uso semiprofessionale, diciamo, ecco, ma con un prezzo abbastanza abbordabile. Ecco, come ricordo agli ascoltatori, abbiamo inserito tutto quello che è il discorso a batteria, proprio perché oltre a velocizzare quello che è le operazioni di potatura, andiamo a preservare spesso e volentieri quello che è il nostro braccio. Io ho parecchi professionisti e semiprofessionisti che hanno già fatto tunnel carpali, che hanno dovuto subire degli stop lavorativi legati proprio alle tendiniti che si vengono a creare potando migliaia e migliaia di volte. E io vedo nel mio piccolo, domenica alla fine abbiamo fatto quasi un migliaio di tagli, vuol dire un migliaio di volte stringere la mano attorno a una forbice. Quindi rizoartrosi, un'altra cosa. Esattamente, quindi questi attrezzi sono veramente un toccasano e risparmiano proprio fisicamente i nostri avambracci, mani e via dicendo. E oltre a quello poi ci sono troncarami, forbici classiche per chi ha le due tre roselline, quindi abbiamo prodotti molto economici, proprio per chi a volte dice ok, ho due rose, non compro una forbice a batteria E preservano anche i timpani, perché magari se sostituiamo un motore a scoppio, due tempi, ormai senza alcune gambe sono multifunzione, quindi con la stessa batteria facciamo andare il tosaerba, l'elettrosega, la motoseghina, facciamo andare il soffiatore, facciamo andare una serie di cose, e perché no preserviamo anche quella che è l'ecologia: niente fumo, niente olio, niente benzina. E non niente, è male. E niente apparecchio acustico. Esattamente, e le nostre orecchie. Quindi la batteria è quella che è un po' il futuro, soprattutto per il momento, viste le prestazioni su alcuni prodotti, per il privato che ha i 20 metri quadrati o comunque ha anche un giardino abbastanza sui 400-500 metri, direi che può soddisfare tranquillamente le esigenze di attrezzi a motore, praticamente. Certo, certo. Quindi allora, concime eventualmente leggero ancora? Sì, è un po' presto, però ormai, come dicevo anche nelle passate edizioni, le stagioni si sono allungate, quelle calde, si sono accorciate quelle fredde,
e ci costringono a concimazioni extra, diciamo, proprio per non ma far le piante il prato. Non soffrono per noi. Allora, settimana scorsa siamo andati sotto zero ancora, sì, no? Sì, sì, e sì, sì, domani, se ci azzeccano, però e se non esagerano, in alcune zone della provincia di Brescia in particolare si può arrivare a 18 gradi, cioè 18 gradi è temperatura da allora loro rispondono come dicevo prima, i getti, quelli che sono le gemme si stanno già gonfiando. E poi una volta che la pianta innesta la marcia in avanti non arretra più. C'è sempre da sperare che tra 10, 15, 20 giorni non arrivi una gelata notturna, due gelate notturne, allora i danni sono irreparabili. Perché nel momento in cui la pianta ha già fatto le foglie, eccetera, e viene gelata lì, viene gelata, chiaramente i danni poi, soprattutto per la produzione, sono molto elevati. Però purtroppo comanda lui, noi non possiamo fare nient'altro che sperare, come nella grandine, come nelle gelate notturne primaverili anticipate, eccetera, eccetera, e non vengano. Detto questo, sistemi di protezione purtroppo ne abbiamo fino a un certo punto. Ecco, sicuramente tanti di voi avranno coperto con il famoso tessuto non tessuto, sì, avranno fatto delle serre fredde, via dicendo. Ecco, di giorno è il caso di scoprire, perché possiamo raggiungere delle temperature molto elevate, quindi all'interno se possiamo raggiungere anche i 30 gradi la pianta potrebbe soffrire più che eventualmente voglio dire prendere un po' di freddo di notte, ecco. Ecco, quindi soprattutto i tunnel, le serre fredde fatte col telo e via dicendo, con questo solettino qui raggiungono anche 40 gradi all'interno durante il giorno. Negli ortaggi, nelle rotaglie dove fanno l'insalata eccetera, scoprono le testate e lasciano la ventilazione forzata, perché proprio il rischio è che ci sia troppo caldo addirittura, e questa è una cosa e quindi, molto certo. importante. Ecco, lei prima ha parlato di fitofarmaci. L'Emporio Sigurtà è autorizzato, uno dei pochi esercizi dove c'è il titolare che ha il brevetto, l'abilitazione a dare sia a vendere che a detenere, diciamo, non sono, fisicamente magazzino autorizzato. Non sono dei giocattoli o delle cose. No, allora il discorso per spiegarlo proprio in maniera molto 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 semplice e succinta. Quello che trovate normalmente sullo scaffale del supermercato è un prodotto diluito, già pronto all'uso, un pronto uso. Hanno comunque alcuni dei principi attivi efficaci, hanno una concentrazione per cui poi utilizzato funziona. Detto questo, è chiaro che se ho un litro di prodotto e devo bagnare due piante e mi servono 10 litri, acquistare 10 flaconi da litro, capite che voi che è leggermente antieconomico. Noi abbiamo il prodotto e possiamo vendervi il prodotto concentrato, i famosi 10 ml per 10 litri, in maniera che potete soddisfare la vostra esigenza di un orto medio o comunque fare più trattamenti con costi molto contenuti. È una cosa che succede anche in altri campi, cioè noi di fatto paghiamo l'acqua che mettono per diluire. Alla fine è tutto acqua con formulanti, ma alla fine è acqua quello che viene introdotta. E qui stiamo parlando del lobbista è quello che non ha l'abilitazione all'acquisto, perché abbiamo l'abilitazione alla vendita, che è quella che riguarda noi rivenditori e il sottoscritto, ma poi la legge prevede da ormai una decina d'anni, soprattutto la regione Lombardia che ci tiene in maniera particolare, e comunque è valida in tutto il territorio nazionale. Poi come al solito all'italiana, alcune regioni adottano velocemente, alcune intensificano i controlli, alcune vanno a fondo della cosa, altre invece latitano un po' sull'applicazione delle leggi. In regione Lombardia è obbligatorio avere l'abilitazione all'acquisto che riguarda i prodotti che sono superiori al litro, dal litro di principio attivo concentrato in su. Noi abbiamo un registro che dobbiamo tenere, vi dobbiamo tassativamente chiedere l'abilitazione d'utilizzo, che ha un numero, una data di rilascio che normalmente vale per 5 anni. Una volta registrati in azienda, i professionisti sono a posto, ecco, possono venire a fare acquisti di fitofarmaci, e qui parliamo di giardinieri per il diserbo totale dei piazzali e i trattamenti, diciamo, più estensivi, come gli agricoltori, perché abbiamo anche il ramo agricolo, quindi anche loro devono tassativamente averlo questo patentino, e anche i terzisti, che sono quelli che lo fanno conto terzi nei campi, diciamo, ecco. Certo. Allora, dunque, fermiamoci un attimino con Germano Sigurtà, titolare dell'omonimo Emporio Sigurtà, via Rassica, è la strada che collega Lonato a Castiglione passando per Esenta. Ci troviamo tra un po' di minuti nella seconda parte. Arriviamo.
Germano Sigurtà, titolare dell'omonimo Emporio, Emporio Sigurtà di Via Rassica a Lonato. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Tra l'altro non abbiamo parlato di fitofarmaci, ma per esempio abbiamo parlato di attrezzi, per esempio da giardinaggio. All'Emporio Sigurtà ci sono per esempio anche i mangimi per animali. Assolutamente, eccetera. Sì, che... E questo fa dell'Emporio Sigurtà un'attività di prima necessità. Quindi esattamente, aperta. Noi abbiamo un codice ateco, come tecnicamente si dice, che ci permette di rimanere aperti, proprio perché abbiamo alimenti di ogni genere, dal canarino al cocorito al parrocchetto, che tra l'altro abbiamo anche proprio fisicamente vivi e li vendiamo con le relative gabbie e via dicendo, ai alimenti per conigli, per cavalli, per vitelli e via dicendo, e per cani e gatti. E per pesci, perché quelle sono dei beni di prima necessità. Chiaramente uno il cibo del pesce deve comprarlo, insomma. Cani, ecco, gatti, questo, eccetera, questo eccetera. Diciamo ci permette di rimanere aperti e potervi dare comunque sempre quello che vi serve. Antiparassitari, ecco. Per esempio, un altro genere di prima necessità, perché se c'hai il gatto in casa è infestato e si piglia le pulci e poi dopo le pulci ti vanno in giro per casa, te le trovi i vestiti, eccetera, eccetera. Diventa un bel problema. Ecco, quindi, ecco, servono. Visto l'imbeccata, diciamo, che mi sta dando il DJ, sì, abbiamo anche la soluzione per questo tipo di problemi, perché purtroppo accade, noi facciamo la nostra profilassi. Ricordo agli ascoltatori che la pulce non ha stagione, perché uno dice inverno, non c'è, no, la pulce non ha stagione, la pulce c'è 365 giorni all'anno. Nel momento in cui il vostro cane, il vostro gatto dovesse pigliare una pulce, la pulce vive tranquillamente, anche se siamo in pieno inverno, può scendere dal vostro cane, depositare uova e innestare quel ciclo brutto, eccetera eccetera eccetera, all'interno della vostra abitazione, che vi costringe poi a prendere dei provvedimenti e adottare delle soluzioni che noi abbiamo, ma alquanto fastidiose. Quindi la profilassi antipulci, soprattutto se il cane esce e gioca o frequenta altri cani, è sempre meglio farla, perché certo, poi dopo rimediare all'interno dell'abitazione è alquanto è più difficile. È difficile, anche perché poi ci sono dei antiparassitari, alcuni collari di aziende super, diciamo, collaudati, che durano anche fino a 8 mesi. Quindi uno fa un piccolo investimento, mette un collare, lo protegge da pulce e zecche per 8 mesi, quindi non deve più manco ricordarsi di mettere la famosa pipetta che durava un mese, al massimo un mese, ecco. Quindi gli strumenti per fare profilassi antiparassitaria ci sono e li abbiamo, ecco. Guarda, scherzando, qualcuno gli ha scritto: c'è un collare antipulce a batteria? Punto di domanda. No, beh, a dire la verità, qualcosa si è diffuso. Davvero? Qualcosa sì, però ma siamo ancora nel limbo io di conferme, anche perché sono costosetti questi attrezzi, sono a batteria e sono per forza da applicare sul collo animale, e mettono degli ultrasuoni che dovrebbero fare da repellente, okay, sugli animali, come quello per i topi e per gli insetti e via dicendo. Però vedo che la diffusione... Questo però mi fa venire in mente una cosa anche, adesso è ancora presto, però tra un po' ci sarà i vari insetti, zanzare, mosche, cose di questo tipo qua, no? Mi è venuto in mente per associazione, sì, perché sì, per esempio sì, c'è un antizanzare che imita il suono della zanzara maschio, così tiene la femmina lontana, eccetera. Noi siamo nel campo di fitofarmaci. Esatto. Qua nel discorso zanzare si fanno gli Voi avete anche queste capacità comunque di liberare, diciamo, bonificare i giardini eccetera. Germano, ho due pappagalli, non li voglio più, a voi possono interessare gratuitamente, appunto, domanda. Allora lì fate un colpo di telefono in negozio, vi do un numero di telefono subito al volo, anziché aspettare la fine della trasmissione, che è 030 913 0521 030 913 0521. Poi lo ripetiamo. Chiamate pure da noi, se ci rispondo io poi vi passo la sorella, che è, nonché Raffaella Sigurtà, che è, oltre a essere la mia socia, è la mia sorella, che si occupa lei di quel settore lì, proprio fisicamente, sia dell'acquisto che della vendita, perché poi bisogna riconoscerli, sono maschi, sono femmine, e eventualmente andate d'accordo con lei. Io di solito sì, ecco, diciamolo così, poi dipende un pochettino da lei, se c'è lo spazio fisicamente, perché abbiamo anche lo spazio contingentato, perché anche lì siamo abbastanza controllati. Comunque al massimo è questione di tempo, ecco, la prima vendita di quelli che abbiamo
magari poi li ritira, insomma, ecco. Poi c'è Frank che dice: il mio pincher fa la pipì sempre sul cancello di una signora, non riesco a frenarlo, cosa faccio? Chiede. Allora, di solito consigliamo un igienizzante, tra virgolette, che non è un disabituante, è un prodotto che toglie completamente l'odore che lui ha lasciato, che lui ha marcato. E un disabituante che è completamente naturale, per esterni chiaramente, tenendolo spruzzato settimanalmente, lui arriva lì, non sente più il suo odore, ma sente un cattivo odore, quindi lo disabituiamo almeno lì. Poi l'altra soluzione è tipo un copertoncino di motorino o qualcosa in un angolino dove voi vorreste che la facesse, è probabile che prenda l'abitudine di farla sempre in quell'angolino lì. Poi scusi, le pipette antipulci comunque lei le ha quelle per cani, chiedono? Assolutamente sì, per cani e per gatti. Poi fantastiche, ho provato le sue elettroforbici, dice un ascoltatore. Sì, devo dire che come sempre cerchiamo di trovare articoli, diciamo, che possiamo anche garantire e che fanno cliente soddisfatto, come in questo caso. Allora, ciao Germano, devo tirare giù alcune piante, cioè non cavarle ma ridurle, hai l'attrezzatura, c'ha tutto? Assolutamente sì, anche perché poi ci sono pali telescopici che arrivano fino in quota 6 metri come i segacci della silica. Con calma si può fare anche questo tipo di cose. Mi serve il diserbante totale, sono privato, me lo vendete? Punto di domanda. Allora, come dicevo prima, tutti i IFNPE, che è la sigla con cui vengono identificati i prodotti vendibili sotto il litro, sono vendibili e quindi e il principio attivo contenuto e le concentrazioni sono uguali a quelle da litro che diamo ai professionisti. Poi Germano, avete la moto zappa a noleggio anche? Sì, ne abbiamo due, una larga 50 e una larga 80. Poi qua siete bravi anche. Grazie, ringrazio sempre i clienti. Poi avrei bisogno di un defogliante per otto tale di quelli che non cresce più l'erba, potete venderlo? Forse è lo stesso che ho sì, però ecco, ribadisco, il defogliante, come viene chiamato il diserbante per eccellenza, agisce solo esclusivamente sulla pianta e la radice della pianta stessa, ma non elimina i semi che sono all'interno della terra, quindi facciamo questa operazione, eliminiamo tutte le piante viventi presenti, ma i semi non questo prodotto non li elimina, bisogna utilizzare un altro diserbo che va a come si dice, viene assorbito dal terreno, si stabilizza sulla superficie e fa morire i semi. Allora sì che l'efficacia è anche a lungo termine in questo senso. Le piante malate dovete farle tagliare, basta piante marce, dice Elena, non so a che cosa si riferisca, ma probabilmente magari qualche viale alberato, forse, o qualche pianta pericolante. Germano Sicurezza non lì c'è, è un capitolo che non abbiamo mai affrontato, ma la sicurezza delle città è legata anche a una manutenzione e a un controllo periodico delle piante, la loro sicurezza, la loro salubrità, in maniera tale che poi si adottano eventualmente le dovute cose, o potature, riduzione per rendere più stabili, o addirittura tagliate la base se sono pericolanti. Poi posso arieggiare il prato e concimarlo, le chiedono? Allora, è un po' prestino, tornando al discorso che abbiamo fatto prima, le gelate possono essere dietro la porta, vuol dire che domani mattina seminiamo, con questo freddo ci impiega almeno 15-20 giorni di seme per arrivare a fare un 2-3 cm di parte verde, ma se mi arriva una gelata pesante me la brucia, quindi rischiate di buttare all'aria tutto. Io aspetterei anche, se sinceramente ve lo vendo anche domani mattina un chilo di seme volentieri, anche oggi pomeriggio, però aspetterei almeno la metà di marzo, insomma, ecco. Poi posso tagliare gli ulivi e poi date ancora a noleggio gli attrezzi? Assolutamente sì, confermo tutto. Poi Annalisa, Germano, vorrei comprare una bestiola ai miei bambini, cosa mi consiglia? Pesce, uccello, cane, gatto, criceto, eccetera, eccetera. Allora, in ordine, il pesce sicuramente è quella cosa che non abbaia, quindi non crea problemi non a nessuno, fa rumore, eh? Tanto meno i vicini. Con una mangiatoia automatica, che sono fantastiche, si può programmare dai da mangiare due volte al giorno in automatico, una volta tarata chiaramente nei debiti modi, quindi per 10-15 giorni l'acquario è praticamente autonomo, quindi vi permette di andare in vacanza anche senza avere problemi dove piazzare l'animaletto. Dopodiché poi ci sono gli uccellini, però quelli mangiano tutti i giorni, hanno bisogno dell'acqua fresca, eccetera. E quindi dipende un po' dall'impegno che volete prendervi, perché spesso volentieri poi sono i genitori, perché se sono bambini piccoli sono poi i genitori che devono seguire gli animaletti, e non ultimo il cane o il gatto, ma lì entriamo in un discorso molto più impegnativo, quindi nel momento in cui introduciamo all'interno della casa un cane o un gatto c'è e ha le esigenze, soprattutto il cane ha bisogno di compagnia, ha bisogno della vostra presenza, quindi
Poi o ve lo portate dietro o altrimenti a casa non lo potete lasciare, come il gatto del resto. Un'altra cosa qua, ho una capretta domestica ma mi rende il cortile un po' sporco, dice, ha una lettiera segatura, qualcosa che limiti un pochino insomma la cosa? Dio, che sappia io, le caprette non hanno un'abitudine di farla nello stesso identico posto. Se dovesse avere questa abitudine, sì, c'è il trucciolo, abbiamo la paglia pellettata, abbiamo una serie di lettiere, diciamo, a livello agricolo. Però di solito lo so che la dissemina tutto, difficilmente trova un angolino come il gatto, il cane, dove, o come il coniglio, dove ripetere. New entry, adesso che mi ricordo, visto parliamo di animaletti, abbiamo preso una coppia di coniglietti e abbiamo i coniglietti che escono dal nido adesso, quindi anche i bambini si guardano un mondo nel vederli uscire, sono proprio appena 15 giorni hanno, quindi tra un mesetto abbiamo i coniglietti da vendere, diciamo. Sono di quelli nani? Nani, assolutamente nani. Poi, qua mi piace, ascolta in me, Germano, voglio una sega a motore elettrico, ce l'ha che non costi un occhio, appunto, domanda. Ma è il discorso che faccio da sempre, sul mercato c'è di tutto, poi però quello che io odio e non sopporto, che dopo aver speso comunque una cifra, anche se modesta, ma è comunque una cifra, speso dei soldi, il cliente mi arriva e mi dice: che cacchio mi hai venduto? Ma io te l'ho detto che è un prodotto economico, perché purtroppo dal prodotto economico si passa a un prodotto professionale che ha dei costi elevati. Non vorrebbero spendere mai tanto, spendono poco, poi l'insoddisfazione nasce perché poi valgono poco. Io la chiamo la cinesata galattica. Sono quegli attrezzi che una volta spesi bene i soldini, anche un pochettino in più, poi quando ti servono li hai, questo, e certo, funzionano soprattutto, perché il concetto è quello: spendo poco, poi non funziona, e allora li ho anche buttati via i soldini. E questo è un po' il concetto, certo, degli attrezzi. Germano, hai ancora legna e pellet, chiedono? Pellet non c'è nessun problema, legna siamo proprio agli sgoccioli. Agli sgoccioli. Perché sì, alcune crocchette il gatto me le mangia e altre no? Punto di domanda. Lì apriamo una parentesi, magari adesso ve la apro molto 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 ristretta, e poi nella prossima trasmissione vediamo di approfondire l'argomento in maniera che facciamo un po' troverete di chiarezza e ti diamo qua qualche nodulo, cerchiamo di scioglierlo nel modo più approfondito. Si chiamano appetizzanti, fondamentalmente se il gatto o il cane ha mai visto quella crocchetta, se l'appetizzante creato ad hoc dal produttore di crocchetta ha fatto un ottimo lavoro, di primo abboccato il cane o il gatto la mangia subito. Questo è un po' l'impegno che hanno tutte le aziende produttrici di mangime, perché come giustamente, se succede che il vostro gatto non la mangia la prima volta o la seconda, voi non la comprate più, la regalate magari al vicino o la buttate e ne cercate uno che mangia. Quindi di primo acchitto, se il mangime viene mangiato subito, il produttore sa che ha un futuro e ha una vendita diciamo a lungo termine. Certo. Detto questo, non per questo, se il cane la mangia subito, il gatto la mangia subito, è detto che sia un'ottima crocchetta. Non c'è nessuna correlazione con l'appetibilità e la qualità del prodotto. Questa è una cosa che spesso e volentieri viene dimenticata, per cui il padrone spesso e volentieri appunto dice: ok, non l'ha mangiata, eliminare. Si può anche insistere un pochettino, non dico prenderlo per fame, per sfinimento, ma certo, voglio dire, fanno i capricci anche gli animali, è sì, vero? Sì, sì. Allora sì, devo chiudere, sì. Le leggo gli ultimi messaggi. Buongiorno Germano, riesce a procurare uno scoiattolo? E qua no. I pesci, neanche se si arrampica. Allora, i pesci mi hanno fatto i figli, non si possono sterilizzare, mi dispiace accopparli. Beh, no, qualsiasi pesce è, noi come gli uccellini che dicevamo prima, se hanno pazienza, nel senso che fateli crescere una taglia che noi li si possa mettere in vasca, li ritiriamo anche, insomma, Sì, sì, piuttosto, assolutamente, li pescate, ce li portate, al massimo li mettiamo in qualche altra vaschetta a sé, però ecco, devono avere una lunghezza adeguata e comunque, ripeto, chiamate, e anche lì, per la seconda volta oggi, e l'altro reparto che segue mia sorella Raffaella, cercate di lei, di io ho questi pesci di questa dimensione, e vi darà le istruzioni in merito praticamente. Quindi benissimo, non c'è bisogno di smaltirli tra virgolette in modi strani, ecco. Allora siamo in chiusura, noi ringraziamo Germano Sigurtà, titolare dell'omonimo emporio di via Rassica numero 22 a Lonato. Il telefono 030 913 0521. Esattamente, grazie a tutti.
Buona giornata e buon proseguimento. Grazie. Ora esatta. Sono le 10:00.